Video inusuale per il target che mi sono imposto per il mio canale. Visto che faccio cover anni 70, 80, 90 e musica mia, quando ne ho voglia, se ne ho voglia. Dunque, c'è una polemica molto feroce in questo periodo in merito a delle dichiarazioni di Alex Britti, grande chitarrista e cantante italiano, il quale in un'intervista ha detto che studiare non serve a niente, che bisogna seguire il proprio istinto. E quello che esce, è quel che esce. Va bene così. Tra l'altro questa è una vecchia impostazione mentale, anche dei jazzisti di un tempo, i quali affidavano la loro ispirazione musicale al mood del momento. Molti jazzisti non sapevano assolutamente scrivere né leggere la musica, esattamente come Alex Britti, eppure sono diventati dei mostri sacri nel loro ambito. Ora, ci vorrebbe un video di ore per andare a cercare di risolvere la diatriba su chi ha ragione e chi ha torto, perché ci sono molti detrattori di Alex Britti in questo particolare frangente. Io vedo le cose a metà, essendo anch'io un chitarrista, attenzione, un chitarrista che suona la chitarra quando necessario e se necessario, diversamente il mio strumento è il pianoforte, anche se il primo strumento che ho suonato è la batteria. Alex Britti si è permesso di dire una cosa che ha toccato tutta una categoria di lavoratori che insegnano appunto per vivere, ed è una cosa abbastanza pericolosa farla questa. Perché poi ci si attacca le ire e le antipatie di tanta gente. Britti o non Britti, partiamo da un concetto. La prima cosa che si deve capire, soprattutto nella fase adolescenziale, e qua mi viene in aiuto il libro che ho scritto sulla creatività musicale, che è quella che viene indicata, la creatività musicale, come vittima dell'indottrinamento reiterato e esagerato, che Britti ovviamente condanna. Bisogna scoprire, dicevo, il proprio daimon interiore. Magari sei convinto che vuoi diventare Matteo Mancuso, che è un grande chitarrista dei giorni nostri, oppure David Gilmour, altrettanto grande chitarrista che con una nota comunica quanto 10.000 note di Mancuso. Massimo rispetto per Mancuso, ho anche scritto un articolo sul mio blog che lo venera praticamente. E tra l'altro, ecco, Mancuso non è un diplomato sul conservatorio, ha avuto il padre che l'ha aiutato nelle prime fasi della sua istruzione, e poi si è inventato questa particolare tecnica che usa le dita, non il plettro, e per quello riesce a essere infinitamente più veloce degli altri, più preciso, più morbido anche. Vabbè, lasciamo stare Mancuso, torniamo un focus dritti su Alex Britti, anzi su Diamond. Perché? Le prime domande che io facevo ai miei allievi quando insegnavo, e sono diventato insegnante non per titoli ed esami, ma per chiara fama, salvo essere poi estromesso, ma questo è un altro discorso che non voglio più affrontare, non ci voglio proprio pensare. Dicevo, chiedevo ai miei allievi, prima cosa, perché suono il violino? O perché sono il pianoforte, o perché. Ma perché la mamma mi ha detto,
dovevo suonare uno strumento, dovevo andare a scuola per imparare questo strumento. Io, sapete cosa rispondevo? Ok, esci dalla classe, torna fra un quarto d'ora e dammi una risposta migliore. Il mio era un modo aggressivo per destrutturare l'allievo, per tirargli via tutta una serie di istruzioni e per educare, cioè educere, nel senso vero etimologico della parola, estrarre fuori dal singolo allievo quello che aveva di veramente musicale dentro di sé, che è esattamente quello che sta dicendo Britti. Ma per fare questo ho dovuto affidarmi prima a un metodo di destrutturazione, quindi ear training, molto ascolto ascolto reiterato dei rumori, di quanto alcuni sono consonanti, dissonanti, di analogie tra la musica e la parola parlata, e la parola parlata, perché dico parola parlata, è chiaro che la parola si parla, si può anche scrivere, ma in questo caso si tratta di parola parlata, perché anche nelle inflessioni di una persona ci possono trovare delle melodie nascoste. Per esempio, io dico delle melodie nascoste, può essere già uno spunto di partenza per comporre qualcosa, per dire qualcosa. Vabbè. Quindi, caro Alex Britti, io sono dalla tua parte. Aggiungo che però finché suoni per te stesso non c'hai bisogno di studiare. Quando ne fai una professione devi sapere che non tutti sono bravi come te e quindi hanno bisogno veramente di istruzione. Poi diventeranno degli utili idioti, non lo so, può essere. Io vedo sfornare dei conservatori e dalle varie scuole di musica tanta gente che di musicale non ha niente, ma proprio niente, non riesce ad entrare nella musica, o meglio lo fa meccanicamente, come se ci fosse una forma di intelligenza artificiale, no? Che già intelligenza artificiale è un simbolo. Quindi, caro Alex Britti, cari detrattori di Alex Britti, avete ragione entrambi, con la differenza che parte da un presupposto. Se noi partiamo dall'assioma che la musica è un linguaggio, allora va imparata anche la grammatica e la sintassi, se si vuole diventare dei poeti della musica, perché un poeta normale, un poeta che scrive poesie, se non conosce la grammatica e la sintassi, scriverà poesie su prati, fiori e via dicendo, cose banalissime. Non solo, deve conoscere profondamente gli etimi delle parole, perché la poesia, almeno quella che colpisce me, è quella che dichiara il non detto, dicendolo, non dicendolo direttamente, svicolando con perifrasi, con metafore più o meno velate. E lo stesso vale per la musica.
siccome è un linguaggio che probabilmente è preesistente al linguaggio verbale. Quindi, per concludere, per non fare il video, ci dura tantissimo. Alex Britti, hai ragione. Detrattore di Alex Britti, avete anche voi ragione. La via sta nella mezzo. Come si